Preside, una bella iniziativa quella di questa sera, la presentazione di questo corso che serve ai ragazzi che poi decideranno di frequentare l'università e il corso di medicina. Ho visto da parte dei ragazzi una partecipazione molto impegnativa e molto concreta. La partecipazione impegnativa e concreta, come giustamente dicevi, perché i ragazzi sono stati sensibilizzati ad affrontare questo percorso e naturalmente anche ad assumersi diciamo, il carico di lavoro nel vero senso della parola. Si tratta di un percorso molto impegnativo perché i ragazzi comunque effettuano, oltre al normale orario naturalmente insomma scolastico, due rientri pomeridiani. Devono fare una sorta di preparazione molto, ripeto, importante su una piattaforma strutturata per i percorsi appunto liceali che hanno ottenuto diciamo la curvatura biomedica, e ricordo che in Italia sono soltanto 135, quindi è un dato molto importante per la nostra città di Crotone, perché tra i 135 licei italiani proprio il liceo Pitagora quindi ha finalmente ottenuto insomma questo tipo appunto di percorso. Sottolineo l'importanza dell'orientamento che questa curvatura ha per le prospettive future, per le professioni medico-sanitarie e per capire, come dicevamo anche all'interno della conferenza stampa, se appunto un ragazzo vorrà scegliere questo per il suo futuro oppure dire assolutamente no, assolutamente insomma un altro indirizzo di studio. E io ho sottolineato nel discorso finale l'idea di restanza e mi piace tantissimo questo termine, che naturalmente non è mio, quindi ha una derivazione molto molto più alta, come ben sappiamo. È importante restare in questa città, offrire ai ragazzi le opportunità di formazione e di crescita e dare l'esempio della restanza, perché se andiamo via noi assolutamente i ragazzi potrebbero avere delle prospettive non di sviluppo ma appunto di quasi rifiuto della realtà. Questo non deve essere. Per crescere bisogna, con tanto coraggio, andare avanti e sfruttare tutte le risorse che il nostro territorio ha, per fortuna. È vero, parliamo sempre di fuga dei cervelli, i ragazzi che vanno all'università non tornano più nelle proprie città. Ha bisogno dei giovani, qualsiasi territorio, per crescere, ha bisogno di idee nuove, di progetti innovativi, e in questo senso la curvatura biomedica, che ha un'origine però diciamo passata, cioè già dal 2011, voglio dire, questa sperimentazione che prende in Italia sempre più piede, tant'è vero che quando sono stata al MIUR il 7 ottobre scorso, il sottosegretario Azzolina parlava proprio di questo, e cioè della eventuale futura possibilità che questa curvatura biomedica diventi un percorso istituzionale, cioè un liceo ad indirizzo biomedico, questo per tutti i licei d'Italia che naturalmente avranno e che richiederanno questo tipo di indirizzo. Non solo cultura, non solo materie classiche, ma anche innovazione, soprattutto a loro la possibilità di scoprire qual è il loro carisma e che cosa vogliono fare da grandi. Io a questo proposito utilizzo un altro termine molto importante, un nuovo umanesimo scientifico. Il ritorno all'humanitas, un'humanitas carica naturalmente delle nuove prospettive future. Non possiamo pensare ad un'idea di studi classici o di ripeto, studi umanistici legati esclusivamente al passato, ma la coniugazione, l'unione, il connubio con le nuove tecnologie, quindi tutto quello che il mondo contemporaneo ci offre, crea proprio questa sinergia di intenti, umanesimo scientifico.